Ciao amici, vi è mai capitato di non riuscire a portare a termine una dieta nonostante la determinazione, gli obiettivi e i tempi già prefissati? Spesso capita di dover fare una dieta sia per ottenere la forma fisica ideale, sia per motivi di salute e benessere fisico. Se state pensando di iniziare una dieta o se state già seguendo una dieta, oggi vediamo i possibili motivi per cui una dieta potrebbe non funzionare. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco cosa evitare per far funzionare la dieta. 1. Imparate a dire di no. Dire no ai cibi non salutari che ci fanno gola è la prima regola della dieta. È importante non farsi condizionare dalle scelte degli altri e restare aderenti alle proprie scelte alimentari, nonostante gli altri. 2. Non fingetevi nutrizionisti. Le diete improvvisate sono un errore. Ogni dieta deve essere studiata su misura. Per impostare una dieta equilibrata bisogna rivolgersi a un esperto di nutrizione, affidarsi a una guida come il mio libro Manuale di alimentazione naturopatica o fare una consulenza online di alimentazione naturopatica con me. 3. Non dimenticate le calorie. Perché una dieta vada a buon fine, si deve tener conto delle calorie. E anche in questo caso è utile rivolgersi a un esperto o procurarsi una guida. È possibile anche aiutarsi scaricando sullo smartphone alcune applicazioni. Esistono infatti delle app che contano con precisione le calorie assunte. 4. Evitate le bibite gassate. Ricche di zuccheri e nocive per la salute, sono assolutamente da evitare. Bisogna considerarle molto più che bibite, sono piene di calorie, non come l'acqua. 5. Non saltate l'attività fisica. La dieta abbinata all'attività fisica è molto più efficace. Una buona sinergia aiuta a ottenere risultati migliori in meno tempo. Naturalmente, dopo la palestra non bisogna fare il pieno di calorie, ma di cibi nutrienti, salutari e poco calorici. Che riportano le energie senza fare ingrassare. 6. No alle diete estreme. Una dieta naturale ed equilibrata deve poter essere mantenuta nel tempo e soprattutto non deve far perdere tantissimi chili in pochissimo tempo. Diete estreme di questo genere sono pericolose per la salute e non funzionano. Anche se sembrano più semplici, alla fine i chili persi si riprendono in fretta. 7. Non saltate i pasti. Anche saltare i pasti è dannoso e controproducente. Non mangiare nulla aumenta la fame, fa mangiare di più e poi rallenta il metabolismo. Una dieta sana contempla diversi spuntini poco calorici durante la giornata. 8. Non arrendetevi. Rispettate sempre la vostra alimentazione dietetica, anche se i risultati tardano a farsi vedere. Spesso ci vogliono dai 4 ai 6 mesi per ottenere effetti visibili, ma senza perseveranza nulla può funzionare. Credete nel vostro obiettivo. Avete visto, amici, come far funzionare la dieta seguendo alcuni semplici consigli? Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. Avere cura della salute naturale è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Mangia sano e vivi meglio! We'll be right back.